Buonasera dallo stadio Martelli, tra qualche minuto Mantova Pro Patria, l'abbiamo già detto più volte, partita difficile perché questa Pro Patria già affrontata due volte questa stagione, un punto in campionato, 0-0 allo Speroni, 1-0 abbiamo perso in casa nella partita di Coppa Italia, ma ormai è un calcio, diciamolo, anche passato, il presente è un altro presente ed oggi per stemperare un po' la tensione di questa partita che comunque insomma sappiamo bene che come tutte le partite la vivremo in una maniera particolarmente intensa, io ho tre tifosi che sono grandi tifosi del Mantova ma sono anche grandi appassionati di che si dice? Fabrizio, Giancarlo e Paolo. Allora sono con noi perché noi ci incontriamo sempre qui in tribuna centrale, è un po' un piccolo rito, è diventato quello appena passiamo di dire, allora diciamolo insieme, va. Che si dice? E qua ci siamo, insomma, sperando di portare fortuna, ma insomma abbiamo già detto, e questo lo dico anche a voi, ma voi siete allo stadio quindi tante volte magari non lo vedete, ma insomma è un momento in cui ci rilassiamo, scherziamo un po', c'è leggerezza perché poi la parola vera è lì in mezzo. Momento clou. È un momento clou. Allora Fabrizio, visto che tu hai la formazione, hai la distinta in mano, che ti aspettavi questa formazione, qualche idea? No, tutto sommato mi aspettavo questa formazione qui, l'unico che avevo così qualche dubbio era il centrale di difesa al posto appunto di Redolfi che è squalificato e c'è De Maio. De Maio ha fatto un esordio non tanto bello in quel di Bergamo, a Zanica, e speriamo bene, io sono sempre fiducioso però anche scaramantico. E questo è importante, abbiamo detto appunto di De Maio titolare per la prima volta con la maglia del Mantova, mancano Redolfi squalificato, manca anche Cavalli che è infortunato, parte dalla panchina anche oggi Burrai che non è al meglio e l'obiettivo è quello di riaverlo nelle migliori condizioni senza rischiare perché è un giocatore troppo importante. Burrai per me, io te lo dico, è il nostro Pirlo, è il nostro Pirlo, per cui bisogna gestirlo, anche perché ha una certa età per cui bisogna gestirlo, però è fortissimo. Anche perché il campionato è ancora lungo, Giancarlo, abbonato di vecchia data, l'entusiasmo di quest'anno che cosa significa per voi mantovani? Guarda, l'anno scorso onestamente ero uno dei pochi 600 che ha sofferto una stagione intera con qualche trasferta pessima e diciamo che quest'anno c'è un entusiasmo diverso, una squadra rivoluzionata, sembra una favola onestamente, ed è bello venire allo stadio, non passano mai i giorni tra una partita all'altra per non venire qua. Ecco, quello infatti insomma, è un sentimento anche questo bello, quello di vivere questa esperienza. Un'aggregazione, tra amici, insomma, si conoscono anche delle persone che non si sono mai viste, per cui è una cosa positiva. Si creano anche rapporti, e questo manto ha anche questo, crea rapporti, esatto. E c'è empatia. Paolo, tu che cosa ne pensi? Insomma, non ti lasciamo lì dire. D'accordo con i miei due amici qua, hanno già detto tutto loro, quest'anno un anno fantastico, incredibile, ci sembra di sognare. Però tutti assieme. Sogniamo tutti insieme, ma la stagione è ancora lunga, quindi insomma sappiamo che. Naturalmente No, quelli li lasciamo. Che li facciamo fare a qualcun altro. È ancora presto per quelli. Allora, no, ci siamo fondamentalmente. Abbiamo detto delle formazioni. La Pro Patria avversario. Insomma, la Patria è una squadra molto ostica. Infatti, come hai detto tu, Gianluca, all'andata lo Speroni 0-0. Qui invece in Coppa Italia ci hanno battuto 1-0. Non abbiamo fatto neanche un gol, come sottolineava anche gli organi di informazione questa settimana qui. Speriamo quest'anno di sfattare questa cosa e di vincere. Va bene? Ha detto l'allenatore della Pro Patria Colombo che è cambiata tanto la Pro Patria rispetto alla partita alle partite diciamo di andata e della Coppa Italia, è cambiato tanto anche il manto, va ribadito Possanzini, insomma c'è anche una partita che si gioca un po' fuori dal campo, insomma. Esatto. Abbiamo già detto praticamente tutto, come sempre le squadre in questo momento sono sul campo a fare riscaldamento, manca poco, non giochiamo alle 8:30, alle 20:40, più alle 8:45. Ma torneremo proponibile, insomma, adesso con la Virtus Verona martedì 5 ore 20. Torneremo quindi alle 20:45, qui lo volevo dire, mi hai anticipato, contro la Virtus Verona di martedì, due trasferte difficili, quella di Novara e quella di Vercelli, quindi doppia trasferta piemontese
Varese, trasferte lontane. Su due campi sintetici. Su due campi sintetici preparatissimi, i miei amici di Che si dice al Martelli. Quindi, e diciamo che in questo momento entriamo, diciamo, semi entriamo nella fase quella clou della stagione. Diciamo che noi abbiamo tre partite in meno rispetto al Padova da giocare. È da dire o no? Ah, e beh, per il discorso della classifica è il vantaggio degli scontri diretti. Noi abbiamo tre partite in mente, non ne abbiamo 12, ma ne abbiamo 9. E questo è un altro dato insindacabile. Ed è sicuro. Oggettivo. Allora, abbiamo detto che entriamo nella fase clou del campionato. La partita di oggi è una partita ostica e noi la diciamo così sdrammatizziamo, ma allo stesso tempo anche scaramanticamente, con la nostra frase che si dice Martelli. Vi salutiamo. Vi salutiamo e qua ci salutiamo con quella che è un po' è il mio cavallo di battaglia, è diventato, ma sicuramente è più vostro che mio, l'appuntamento con questo appuntamento, con questa fase, con questa fascia, insomma questo incontro è già per domenica prossima a Novara. Poi abbiamo detto torneremo al Martelli martedì 5. Il saluto è sempre quello, ma diventa sempre più forte andando sempre più avanti, ed è Forza Mantova. Forza Mantova! Grazie.